Italia, nuovo capitolo, perquisita per la terza volta l'abitazione dell'ex vescovo di Trapani Francesco Micciche, sequestrati quadri e statue sacre. L'out di Tranchida, continua il braccio di ferro tra il PD ed il sindaco di Erice, che per questo pomeriggio ha convocato un vertice con la maggioranza, ma i democratici hanno fatto sapere che non andranno. Forze politiche a tutto campo, ultima settimana di campagna elettorale a Marsala in vista delle elezioni di sabato e domenica. Trapani, città mediterranea della musica, hanno preso il via gli appuntamenti della kermesse organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese, che animerà l'estate del capoluogo. Coach, il posto a Ducarello, manca solo l'ufficialità, ma il trapanese Ugo Ducarello sarebbe il nuovo allenatore della Pallacanestro Trapani. A breve il comunicato, prende il posto di coach Lino Lardo. E poi nella seconda edizione del nostro telegiornale parleremo del nuovo canile intercomunale che sorgerà in Contrada Cuddia nel territorio del comune di Trapani. La struttura sarà realizzata in un terreno confiscato alla mafia di oltre 70.000 metri quadrati e potrà ospitare fino a 250 animali. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG Sud. Questi erano i nostri titoli, dopo la pubblicità tutte le notizie e gli approfondimenti. Borgolenzi, Napola. Ogni piatto racconta di un uomo. Una nuova perquisizione è stata eseguita nell'abitazione dell'ex vescovo di Trapani Francesco Micciche, indagato per appropriazione indebita e malversazione di fondi pubblici, quelli dell'8 per 1000. Agenti della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza del Corpo Forestale avrebbero rinvenuto e sequestrato quadri e statue sacre. Per valutare gli oggetti, la Procura di Trapani ha nominato due esperti, uno dei quali è il professore Mauro Sebastianelli. Già in precedenza l'abitazione di Francesco Micciche era stata perquisita per ben due volte, perquisizioni culminate nel sequestro, oltre che di documenti e computer, di una fontana in marmo, un'anfora greca di inestimabile valore, un pianoforte, oggetti in avorio e crocifissi su base lignea con superficie intarsiata di coralli, beni che secondo alcuni dipendenti della Fondazione Acusilium convocati negli uffici della Procura di Trapani sarebbero stati trafugati da Villa Betania a Valderice, dove si è trasferito il prelato durante la sua permanenza nel capoluogo fino alla sua rimozione decisa da Papa Benedetto XVI. Continua ad Erice il braccio di ferro tra il sindaco Tranchida ed il PD. Nodo del contendere l'allargamento della coalizione al PSI di Nino Oddo in vista delle prossime elezioni amministrative. Il servizio. Da un lato c'è il sindaco Tranchida ed il suo movimento Erice che vogliamo, che restano fermi sul veto nei confronti delle truppe socialiste di Nino Oddo. Dall'altro c'è il PD che invece è per aprire al PSI. Nel mezzo c'è un sempre più imminente e quanto mai probabile rimpasto di giunta, con in prospettiva le elezioni amministrative del giugno 2017, che a due anni di distanza già infiammano il confronto politico nel comune della Vetta. Scenari lontani ma che potrebbero già prendere forma nei prossimi giorni con la rottura tra Tranchida ed il PD, con tutte le conseguenze nella maggioranza e nell'esecutivo della Vetta. Il primo cittadino è stato categorico. Si è detto pronto a rompere l'alleanza con i democratici qualora la segreteria comunale, guidata da Gian Rosario Simonte, confermi l'intenzione di allargare la coalizione al PSI di Nino Oddo, partito federato del PD, ma ad Erice schierato all'opposizione dell'amministrazione tranchidiana. Il sindaco ha convocato la maggioranza per questo pomeriggio alle 17 nel quartier generale del movimento Erice che vogliamo di via Corridoni per un confronto diviso. Ma dal PD hanno già fatto sapere che non andranno al vertice. Dalle parti della segreteria di via Pantelleria nessuno sembra intenzionato ad indietreggiare di un solo millimetro e lo stesso segretario provinciale Marco Campagna ha avallato la linea politica seguita dalla segreteria comunale ericina, assicurando il proprio sostegno e vicinanza agli assessori Daniela Toscano e Laura Montanti, a cui però il sindaco Tranchida nelle prossime ore, in caso di fumata nera nel summit di questo pomeriggio, per assenza della delegazione del PD o rifiuto di accettare l'out, potrebbe chiedere le dimissioni, come anticipato dallo stesso primo cittadino nel corso della riunione tenuta sabato pomeriggio nei locali del movimento Erice che vogliamo. Lo stesso varrebbe per le altre caselle riconducibili ai democratici, tra delegati nelle frazioni e quant'altro. Sempre che i diretti interessati non si dissocino ufficialmente dalla linea dettata dal partito, prendendo le distanze dal documento diremato nei giorni scorsi dal loro partito. In caso contrario, si aprirebbero i giochi per un rimpasto di giunta nell'esecutivo della Vetta. Il toto assessori è già bello che è iniziato.
Questo pomeriggio alle 18 a Palazzo Cavarretta tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale di Trapani, chiamato ad esprimersi sul progetto di scissione delle frazioni sud. L'Assemblea sarà chiamata ad occuparsi del progetto per la creazione del comune autonomo delle frazioni di Fontana Salsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Sanina Grande e Pietre Tagliate. Il Consiglio Comunale dovrà praticamente esprimersi sul procedimento per la scissione delle frazioni sud dal territorio di Trapani, il che porterebbe dunque alla nascita di un nuovo comune indipendente. Il progetto dovrà essere discusso dal consesso del capoluogo entro il prossimo 2 giugno. L'iter è stato avviato lo scorso 24 dicembre con una richiesta, corredata della necessaria documentazione da quasi 3.000 firme, raccolte dall'associazione Misi di Scemi, guidata da Salvatore Tallarita. Il progetto oggi approderà dunque ufficialmente a Palazzo Cavarretta, con il Consiglio Comunale che sarà chiamato a prendere ufficialmente posizione. E questo pomeriggio l'associazione a misura d'uomo, contraria alla scissione delle frazioni sud, terrà un sit-in davanti Palazzo Cavarretta dalle 17 alle 18.15. I componenti dell'associazione, che hanno anche presentato proprie osservazioni al procedimento, dicendo no alla creazione di un comune autonomo, sono piuttosto per dare seguito a quanto previsto dallo Statuto Comunale in materia di autonomia negli articoli che vanno dal 58 al 62, introducendo i consigli di circoscrizione. Entrati nella settimana che precede le elezioni amministrative a Marsala, andiamo a vedere la info elettorale. Iniziativa per celebrare il Marsala colore Pantone dell'anno 2015, sabato pomeriggio a Largo Zerilli, promossa dai giovani dello staff del candidato sindaco Massimo Grillo. All'insegna del colore simbolo della rinascita di Marsala, i partecipanti sono stati segnati sul viso con i segni della tonalità identificativa il vino, miglior prodotto della città. E sul fronte Grillo la domenica appena trascorsa è stata vivacizzata dal primo e ultimo intervento di Salvatore Lombardo in piazza a Contrada Bambina, roccaforte dell'avversario di Grillo nelle primarie di febbraio. L'ex sindaco ha parlato al pubblico da libero cittadino che deve scegliere i suoi rappresentanti nella fase decisiva della campagna elettorale, quella prossima alla chiamata alle urne. Né Salvini né 5 Stelle hanno trovato spazio nell'idea di Lombardo, più vicino al candidato di centrosinistra, che poteva essere sostenibile se non fosse venuta meno la libertà di confronto e progettazione a causa della forte presenza della deputazione regionale che, ha dichiarato Salvatore Lombardo, giunge a Marsala come terreno di conquista, ad eccezione dell'unico rappresentante della città, eletto però nel listino. Applausi alla sua domanda se qualcuno del pubblico non fosse una persona per bene. Domani arriverà a Marsala alle ore 19.30 presso la Sala Armon il segretario nazionale l'onorevole Lorenzo Cesa, in occasione della manifestazione elettorale dell'UDC con il coordinatore comunale Giovanni Sinacori. E intanto oggi Massimo Grillo ha presentato il quarto punto del suo programma elettorale dedicato alle politiche sociali. L'aspetto più importante che noi vogliamo prendere in considerazione è quello umano, che va conciliato con la realizzazione, con rispetto della dignità di ciascuno di loro. Abbiamo quindi pensato a un piano coordinato che intanto potenzi le strutture del comune e in sintesi eviti dispersione di energie fra comune e privato. Noi valorizzeremo più possibile l'impresa sociale attraverso le convenzioni e daremo a ciascun ambito, gli ex detenuti, una sede presso l'ex carcere al Castello. I portatori di handicap e disabili avranno sede al campus biomedico, gli anziani e le problematiche degli anziani avranno un centro di riferimento in ambito della casa di riposo e via di seguito. Quattro gli impegni assunti dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini a Marsala per l'iniziativa promossa dai socialisti all'Hotel President alla presenza del candidato sindaco Alberto Di Girolamo. Siamo molto avanti nella procedura per il nome dell'aeroporto, quindi Trapani-Marsala, stanno arrivando le richieste da parte degli enti locali che devono farne appunto richiesta e stiamo in valutazione con la rete Ferrovie dello Stato della bretellina in ferro che collega alla città la struttura aeroportuale. Il dopo riguarda le smart city e riguarda l'housing sociale, alloggi a prezzo calmierato per l'affitto e per la vendita per le quali anche Marsala potrebbe concorrere. Io ho sempre detto, io ho promesso il mio impegno, ho promesso che con me ci sarebbe stato il governo regionale e il governo nazionale, oggi ne abbiamo avuto prontezza, il viceministro è qua con noi e ha preso degli impegni e delle cose che noi diciamo.
questo così ci piace fare politica e non con le chiacchiere, non con le promesse che sanno che non si possono mantenere. Queste cose saranno fatte e noi governeremo la città in modo trasparente per creare servizi, occasioni di lavoro, per migliorare la nostra città e fare in modo che i nostri giovani si possano fermare qua e non essere costretti ad andare fuori per trovare lavoro. Proposte concrete realizzabili anche per la scuola, tema al centro dell'incontro di ieri pomeriggio, durante il quale Di Girolamo ha proposto l'alternanza scuola-lavoro attraverso protocolli d'intesa con le aziende del territorio. Il Movimento 5 Stelle ha mobilitato la centralissima piazza Matteotti nel fine settimana con l'appuntamento dedicato alla scuola, che ha visto la partecipazione dei portavoce al Senato Manuela Serra e alla Camera Chiara Di Benedetto. Durante l'evento è stato presentato il quarto assessore designato dal candidato sindaco Antonio Ancileri. Si tratta di Vincenzo De Carlo, sociologo e attivista del Movimento 5 Stelle, designato alle politiche sociali, e si è tenuta sabato l'iniziativa a ricordo del 23° anniversario della strage di Capaci con i portavoce al Senato Marco Scibona ed Elisa Bulgarelli. Noi siamo gli unici che possono fregiarsi di un simbolo. Una volta si usava il simbolo dei partiti, adesso non c'è più una lista che si presenta a un'amministrazione comunale che metta fuori un simbolo di partito. Perché? Perché si vergognano di essere parte di un partito. Noi siamo gli unici che abbiamo il coraggio, non il coraggio ma l'onore di potercelo mettere fuori. Noi, dove siamo riusciti ad andare a governare, abbiamo sempre pensato alla collettività, quindi siamo riusciti ad abbassare sia la Tasi che la Tari, a volte siamo anche riusciti a toglierle. Come dicevo prima, a Pomezia il nostro sindaco ha risparmiato 4 milioni di euro, che per un bilancio comunale 4 milioni di euro sono tanti. A Parma adesso sono finalmente riusciti a far fermare l'inceneritore, perché col porta a porta. Se tu fai delle politiche corrette, pensi alla collettività e non alle mazzette che derivano dalla monnezza, come si chiama qui, puoi comunque fare il bene della collettività e essere di aiuto a tutti. Vito Armato, candidato a sindaco del Movimento Noi con Salvini, va sul pratico e fa un giro in città per verificare la libertà di movimento dei disabili. La nostra città non è una città senza barriere architettoniche, ma ha delle barriere altissime, addirittura marciapiedi che non a un certo punto si fermano, che non si può più camminare, altri marciapiedi che sono stati appena fatti con dei dislivelli pazzeschi che non si possono usare. È una cosa improponibile. Come al solito amministrati male, vedo tanti incontri di candidati che fanno incontri con i presidenti dell'associazione e tutto, ma nessuno va mai veramente a conoscere i problemi delle persone, perché molte volte i presidenti dell'associazione non vivono i problemi, e quindi io ho preferito impostare tutto il mio lavoro sul conoscere la gente e stare tra la gente e con loro scoprire i problemi e trovare le soluzioni. Quindi poco da dire, c'è tanto da migliorare a Marsala e speriamo che di riuscirci dal 2 di giugno. Trapani Cambia, insieme alla rete degli studenti medi, ha promosso un incontro pubblico con i senatori del territorio che si terrà questo pomeriggio a partire dalle 17 all'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto. All'incontro sarà presente anche Fabrizio Bocchino, vicepresidente della Commissione Istruzione del Senato. Ha preso il via lo scorso weekend con due appuntamenti Trapani Città Mediterranea della Musica, la lunga e variegata kermesse a cura del Luglio Musicale Trapanese che animerà l'estate del capoluogo. Vediamo com'è andata in un servizio. È stato un successo, anzi due. Si è cominciato sabato pomeriggio quando al chiostro di San Domenico, per la rassegna letteraria Inchiostro d'autore curata da Marco Rizzo, in centinaia hanno ascoltato ed applaudito Adriano Sofri, venuto qui a parlare di Reggi Mauro Rossagno sorridendo, il libro con cui il fondatore di Lotta Continua racconta del processo per l'omicidio Rossagno, svoltosi a Trapani e conclusosi recentemente con due condanne. La vicenda di Rossagno e il suo assassinio sono ancora, e per fortuna, una ferita aperta nella sensibilità e nel senso civico di molti trapanesi. Lo dimostrano l'attenzione ed il trasporto, a volte commosso, con cui il numeroso pubblico ha seguito la presentazione. Dalle esperienze della prima ora con Rossagno, fino alla corrispondenza epistolare, ancora in atto con Vito Mazzara, il killer recentemente condannato per l'omicidio del sociologo torinese. Sofri non si è risparmiato, regalando ai tanti presenti un pomeriggio di grande umanità e riflessione. Poi, domenica sera, ancora un sold out per l'apertura de Le Orchestre Nascoste Festival. In scena presso la chiesa di Sant'Alberto lo Stabat Mater di Rossini, reso qui con grande trasporto da tutti i numerosi protagonisti. 18 elementi di coro e 4 solisti e 2 maestri impegnati su 2 strumenti rari e di grande pregio. Il tutto per una esecuzione intensa vissuta con profonda emozione da tutti, cantanti, musicisti e pubblico,
questo fisicamente molto vicino all'ensemble e forse anche per tal motivo particolarmente coinvolto. Alla fine sono stati 5 minuti di applausi scroscianti per tutti i protagonisti e per il maestro Claudio Brizzi, curatore dell'originale rassegna. Insomma, è stata certamente la migliore apertura possibile per Trapani, città mediterranea della musica, che ora ci dà appuntamento il prossimo fine settimana con il secondo titolo in cartellone, sempre per le Orchestre Nascoste Festival. In scena andrà La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi. L'ASP di Trapani, da sempre impegnata nelle campagne di sensibilizzazione sociale, ha incontrato nei giorni scorsi il Trapani Calcio, partner della campagna No alla violenza sulle donne. Abbiamo ascoltato il direttore dell'ASP Fabrizio De Nicola ed il direttore generale del Trapani Calcio Anne-Marie Collarmorace. Direttore generale del Trapani Calcio, anche questa volta il rapporto con l'ASP determina un progetto importante, no, alla violenza sulle donne. Assolutamente, e con grande piacere abbiamo aderito alla richiesta di formare partner di questo progetto. Abbiamo avuto tutto il campionato lo striscione in gradinata, no, alla violenza sulle donne. E siamo lieti, veramente lieti di poter contribuire a questo fenomeno che esiste purtroppo vergognoso e che va in tutti i modi eradicato, e quando lo sport può essere uno strumento, come tante volte è, per dare un aiuto a comunicare questi tipi di fenomeni, siamo veramente felici di poter essere presente anche qua. Con il direttore De Nicola, l'ASP ancora una volta si conferma molto attenta. L'argomento della violenza sulle donne purtroppo quotidianamente nei TG, no? Cosa si può fare partendo dai piccoli territori? Tantissimo, perché così presente siamo fortemente preoccupati. Allora la scelta è stata di a questo progetto, che ha coinvolto anche il Trapani Calcio, ma non soltanto tutte le istituzioni, e andiamo nelle scuole. Andiamo nelle scuole perché crediamo fortemente che in quell'età scolare, che tra dei licei, sensibilizzare le ragazze, sensibilizzare i ragazzi, cercare facendo capire come da un lato la qualità della vita è bellissima, come sia un'offesa alla vita, alla violenza, la violenza psicologica e la violenza fisica. Credo che quella sia un'età determinante per fare comprendere tutto questo, e abbiamo individuato un sistema che è quello di fare scuola. Nella scuola proprio alcune ragazze che poi saranno le nostre interlocutrici per poter segnalare fenomeni di questo tipo che forse, se approfonditi a quell'età, possono evitare di trasformarsi in tragedie ormai all'onore della cronaca giornalmente. Giornalmente una donna viene uccisa, massacrata, spesso nell'ambito dell'ambiente familiare. Credo che sia obbligo delle aziende sanitarie. Ringrazio veramente il Trapani Calcio per la sensibilità che ha sempre dimostrato, perché anche lo sport è un fenomeno certamente da utilizzare per cercare di fare cultura e di fare approfondimento fin da questa età. La nazionale italiana sindaci torna ancora una volta a Trapani per solidarietà. La rappresentativa della fascia tricolore sarà impegnata domani alle 11 al campo sorrentino di Trapani nella partita con la rappresentativa di Amici di Canale 5, Gli Angeli della TV, composta dai ballerini e dai cantanti della famosa trasmissione. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla parrocchia di Favignana e all'associazione San Giuseppe Lavoratore per il comune di Erice, che si occupa di famiglie meno abbienti, ragazzi con disagio e ragazze madri. Invece si è svolta sabato sera al Pontile di Bonagia la seconda edizione di Immensamente Grazie. La serata organizzata da Ivan Ferrandez ha avuto come obiettivo quello di festeggiare il secondo anno di permanenza in Serie B per il Trapani. Alla seconda edizione di Immensamente Grazie erano presenti, oltre ad un buon numero di tifosi, anche alcuni giocatori della prima squadra, Antonello Brambille, Massimo Lomonaco in rappresentanza dello staff tecnico e mister Serse Cosmi, che abbiamo ascoltato. A parte le condizioni climatiche, un pochino freddo, però per il resto è meraviglioso. Come credo ci saranno centinaia di posti, così che avrò l'opportunità magari di conoscere meglio. No, ecco, una mani piano piano ci stiamo scaricando dopo la partita di ieri, ma soprattutto dopo il risultato raggiunto, e adesso c'è proprio il desiderio di vivere questi momenti, e poi io, conoscendomi, tra una settimana già penserò all'anno prossimo. Durante la serata Ivan Ferrandez ha consegnato a mister Serse Cosmi una targa per ringraziare la società che continua a far sognare un'intera città. Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere ospiti l'intera società, i calciatori,
ed è sempre un piacere grandissimo vivere le stesse emozioni come lo scorso anno, che ci permettono e continuano a farci sognare. La serata è un po' fredda, però vi assicuro che gli animi sono sempre caldi, il cuore è granata. Ringrazio tutti e al prossimo anno, speriamo. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20.45 in diretta e a mezzanotte replica andrà in onda l'ultima puntata della stagione, versione lunga, di Sport Sud il lunedì. Ospiti della puntata il direttore sportivo del Trapani Calcio Daniele Faggiano ed il giornalista Franco Cammarasana. Poi a seguire puntata speciale di Gold Basket con ospite mister Serse Cosmi. Alle 23, in occasione dell'ultima settimana prima del voto, andrà in onda Grand Hotel speciale amministrative Marsala. Ospiti di Antonella Lussi, Antonio Parrinello e il Walter Alagna per Massimo Grillo e Salvatore Ombra ed Enzo Sturiano per Alberto Di Girolamo. E adesso pubblicità, poi c'è lo sport con Nino Maltese, ma torniamo qui, sempre in diretta per la nostra seconda edizione. Salve e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo con il basket. Manca solo l'ufficialità, ma il trapanese Ugo Lucarello sarebbe il nuovo allenatore della Pallacanestro Trapani. A breve il comunicato stampa ufficiale prende il posto di Lino Gatto. Il servizio di Stefano Arenda. Sabato il comunicato ufficiale. Dopo due stagioni Lino Lardo non è più l'allenatore della Pallacanestro Trapani, che la scorsa settimana sarebbe stata una settimana di decisioni, l'aveva già annunciato il presidente Basciano, da sciogliere diverse questioni. Partendo dalla chiara insoddisfazione per la stagione appena conclusasi, tutte le posizioni sono passate al vaglio del presidente. Non deve essere stata facile la decisione di mandar via Lardo, visto che per tutto il campionato Basciano l'aveva sempre difeso a spada tratta, definendolo uomo società. Ed è probabilmente seguendo questa linea che la scelta per il post Lardo è ricaduta su Ugo Lucarello, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. In questa stagione assistente di Pozzecco a Varese. Trapanese doc, la sua esperienza ha inizio come allenatore di C2, poi come allenatore della Velo Trapani, realtà trapanese di basket femminile di B1. Si occupa di settore giovanile per poi trasferirsi 5 anni a Capo d'Orlando come assistente di Giovanni Perdichizzi. Meo Sacchetti, allenatore della Dinamo Sassari, lo vuole con sé. Ma dopo ancora il ritorno in Sicilia, a Barcellona, sempre con Perdichizzi. Questa sarà la sua prima esperienza in carriera come capo allenatore. Ancora basket, la finale playoff del campionato di A2 Gold sarà Torino-Agrigento. Agrigento ha battuto sabato Casale Monferrato 80-72, mentre Torino ha vinto 91-86 dopo i tempi supplementari. Domenica 31 si giocherà a Torino, gara 1 della finale. Passiamo al calcio. Stamattina si è tenuta una conferenza stampa presso lo stadio provinciale. È intervenuto il direttore sportivo del Trapani Calcio, Daniele Faggiano. Ascoltiamo. No, Cosmi aveva un contratto di... dei 5 mesi che mancavano, con un rinnovo automatico se ci fossimo salvati, per cui era pure, è stato scelto, l'ho detto a qualcuno, perché questa voglia di salvezza doveva andare oltre all'ostacolo, per cui questa situazione, quindi manca solo la firma, ma è come se ci fosse, non è un problema. La situazione è che domani, dopodomani, se io non ci sono, perché purtroppo manco pure io, ci dovremo incontrare e analizzare determinate situazioni. Vi dico già che Lombardi, Aramo, Caldara sono, perché dopo tutti facciamo quello, i fenomeni della situazione, io li vorrei tenere, ma io quando li prendo so che non li posso tenere, vi parlo chiaro, perché io li prendo perché li valorizzo a una squadra di Serie A, come se io fossi una squadra di Serie A e li do all'Agragas per adesso, no? Nel senso, oppure io prendo un giocatore che posso tenere, posso pensare che è un forte giocatore per me tra un paio d'anni e lo do a una squadra vicina a me per farlo crescere, che dopo mi può servire per me per la B. E Nadarevic, così è un altro. Nadarevic è un prestito con diritto obbligatorio di riscatto se in caso di salvezza, per cui è nostro. E Falco ha un diritto di riscatto a favore nostro, ma c'è pure un controriscatto.
che è un buon controriscatto, non è come quelli, capito? Perché tante volte sappiate che se un giocatore viene impresso da noi in una squadra professionistica e non ci abbiamo un riscatto e controriscatto, entra nella lista A dei 18 grandi, anche se l'età è inferiore. Vabbè? Per cui prestito secco da una società di serie A o da un'altra di B non può essere. Cioè, può essere, ma rientra in una lista dei 18. Cioè, come se ci avesse 30 anni. Parliamoci. Poi c'è qualcun altro? No. Caldara, presto. Sì, è la stessa cosa. Sì, è la stessa cosa. No, io il contratto scade l'anno prossimo. Per fortuna o sfortuna di qualcuno, per fortuna mia. Però, vabbè, c'è le valutazioni, vediamo un attimo. È normale, dobbiamo vedere il budget. Io, ancora mio, è di continuare e tutto. Però... dobbiamo essere chiari da subito che se mi dicono che spendiamo un sacco di soldi io voglio vincere il campionato sicuro, però se dobbiamo giustamente la realtà che è Trapani, dobbiamo cercare di fare di necessità virtù, cercare di risparmiare, fare economia e cercare di fare una squadra che ci porti una salvezza tranquilla. Per quanto riguarda la semifinale nazionale dei play-off di eccellenza, Nardò-Mazzara è terminata 0-0. La gara d'andata al Nino Vaccara si era conclusa sul 2-2, quindi passa il Nardò che in finale play-off affronterà lo Scordia che sabato ha battuto il Sant'Agnello. Un'ultima notizia di automobilismo, ancora una grande prestazione per il giovane pilota busetano Peppe Castiglione che si è imposto nella prima edizione dello slalom automobilistico Passitali, la gara automobilistica appunto più a sud d'Italia. Castiglione su Ghipard ha preceduto il cusanacese Nicolò Incammisa, mentre il terzo posto è andato al valdericino Vincenzo Pellegrino. Quarta la giovane Alessia Sinatra. La gara è stata organizzata dal promoter Chinisia. Con lo sport è tutto, prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di stasera con Sport Sud il lunedì, la nostra trasmissione di approfondimento sportivo che andrà in onda come sempre in diretta sul canale 118 a partire dalle 20.45, tra gli ospiti anche il direttore sportivo del Trapani Calcio Daniele Faggiano. Se volete mandate le vostre domande all'indirizzo email sportsud@telesud3.com oppure scrivete le vostre domande e le vostre considerazioni sulla pagina Facebook Sport Sud-il lunedì. Adesso è davvero tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.